Allora, molto, molto brevemente, credo che noi dobbiamo cambiare il modo con il quale il governo parla dei successi dello sport, anche dei successi, ma questa è un'altra storia. Però se c'è una disciplina che è una sicurezza, non soltanto quando si fanno i mondiali o le Olimpiadi, che sono, come dire, la soluzione per riuscire a salvare tutte le volte il medagliere, deve dire, beh sì, qui stiamo perdendo, ma lei ha qualcosa, però c'è la scherma, e la scherma ci salva. E in realtà per chi ama questo sport pur senza riuscire non soltanto a tirare, ma neanche a capirci molto come il sottoscritto, sa che il valore educativo e importante che questo sport ha, che sono i valori di realtà, di rispetto, di preparazione fisica, quasi direi di educazione completa, perché per come alcuni maestri mi hanno insegnato, questo è veramente uno sport che parte dall'educazione completa, che ci porta a dire che il governo deve avere qualche altra lezione in più. Allora, i mondiali Kazak, giusto, in Russia hanno portato tre medaglie d'oro all'Italia, due individuali e una di squadra, hanno portato 13 medaglie, se non vado a memoria, ma se sbaglio il presidente mi correggerà, e hanno portato però prime medaglie, potrebbe essere come sempre le donne meglio degli uomini, ma questo è una cosa, fa le cose, se non si passa male, poi, ma non sempre, perché comunque insomma, ai prossimi mondiali in Russia le donne vi faranno vedere, no, anche se far meglio delle donne è semplice in generale, ma nella scelta in particolare. E questo tipo di grande risultato che noi vogliamo riconoscere oggi non è che un modo per dire grazie. Chi di voi ha avuto modo di conoscere qualche maestro che si imbusca nel cercare di far conoscere la scherma ai più giovani, che me è capitato nella mia città incontrando piccole esperienze, però sono belle, importanti e positive, vedendo come i bambini si avvicinano a questo mondo, vedendo il valore educativo di questo sport, si rende conto che è un grande valore. Ci sono le campionesse del mondo, ci sono le campionesse del mondo a squadre e storiche che, come Valentina, siedono anche in Parlamento, ci sono le storie che tutti voi avete modo di conoscere, anche se meno di quello che loro meriterebbero. E poi ci sono le storie di una palestra che è uno scardinato e che deve essere attrezzata per essere messa in condizioni di tirare meglio, ci sono le famiglie che scoprono la bellezza di questo tipo di sport. A tutti costoro non vorremmo dedicare non tanto quell'anno che sono loro eventualmente dedicheranno loro più vogliono, ma gli impegni del governo per cambiare, per essere ancora più incisivi nella promozione educativa, nella promozione sportiva delle scuole e non soltanto nelle scuole, e in generale per dire alla federazione, al CONI, che noi siamo orgogliosi di voi, che non tanto a livello personale, ma a livello di governo, quindi a livello di istituzione, diciamo il nostro grazie. Siamo anche convinti che dovete fare meglio, per cui non dobbiamo lasciare niente agli altri, come sempre, questo è anche lo spirito dello sport, ma c'è innanzitutto il riconoscimento delle cose che vuoi fare. Per questo, con grande fantasia, andiamo a vedere il palazzo di Cicchini. No, nessuno di voi si è potuto aspettare. Allora, andiamo alle campionesse mondiali. A lei faccio dici per loro, perché per loro vale niente. La pensare che non mi ha detto niente di da solo, per cui qualcosa deve andare, perché se no la prende una serie. Vabbè, non preoccupate. Siccome lei il tempo di altri sogni, poi ce l'ho lasciato. Avremmo potuto scegliere il Fioretto, in onore delle fiorentiste, alla spalla, dice, abbiamo in testa lasciato perché ogni tanto con la cioccolata patata e anche io ne farò. Questo è il orgogliosissimo. Però questo lei mandate fa guarda Modi sta scherzando, ogni movimento al Senato è casuale. No, no, c'è un apparecchietto che si chiama il Senato, quel giorno quando così c'è, perché fa
chiesa, che nel giocare, nel tirare, a volte la lama si... Ma cioè, ha un valore anche se è diritto, a me diciamo... Beh, secondo, nell'anno lasciato deve essere un po' buco, se non una squadra deve essere... ci vorrebbe dire. E poi per te, se vuoi parlare... De Dio, ora si vede. Omaggio della tua della nazionale. La nostra camessa del mondo di Fioretto al sottosegretario De Vino, la camessa del mondo di Aras al... Adesso vediamo tutte le palestre. Grazie di cuore, grazie a voi per essere. Se avete delle domande, sì, non sul Senato, non sulle riforme, ma sulla scherma, vi rispondiamo. E nemmeno sul tavolo. E nemmeno sul tavolo. Ho capito, c'è qualcosa oltre al calcio. Lasciatemi vedere, c'è anche altro. Questi sono le conoscete, avete sofferto con loro quando c'erano le... Infatti non ci sono, non ci sono sempre italiani alla finale, perché se c'è un po' di... Sono con loro e i loro team e le loro famiglie. Noi, sai, vedere la scheda è meraviglioso. Oro e argento già andata, quindi... Però ci sono delle domande sulla scherma, volentieri. Tra l'altro ne parlavamo con Valentina, faremo anche un programma doc, un progetto doc sulla scuola, in generale, sull'educazione motoria e fisica nelle scuole. Però ci sono domande specifiche su questo, volentieri. Sul calcio... Mi sento rappresentato da ciò che vi diamo la parte. Grazie. Un accordo favorevole e indipendente. Prego, sono scherzo. Eh? Non è che dici in Italia in generale? Favorevole pensare, prego. Domanda della Pizzaglia, giusto? Beh, il presidente forse doveva regalare tutta la sciavola e credo perché alla fine per pensare che sul cardinale, il punto del Fioretto, si dice sempre. Tanti ragazzi che discussione che sembra sportiva ma che è politica, che ha passato da pensare. E poi sicuramente un po' di sport in Parlamento farebbe bene, perché noi sportivi siamo molto concreti, quando vogliamo raggiungere un obiettivo con Matteo noi lo raggiungiamo. E poi vorrei dire che stando in Parlamento ho notato che spesso si fa poco gioco di squadra, noi siamo un po' di individualisti, quando ci incontriamo individualmente ci sdraiamo. Però il giorno dopo dobbiamo fare squadra e quando si deve fare squadra lasciamo perdere i personalismi che vogliamo far vincere l'Italia e l'Italia vince. Ragazzi, bianchi studi, e anche gli applausi. Le campionesse mondiali.